Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo. Anche oggi signori siamo qui nel nostro classico appuntamento con PES 2017. Oggi abbiamo anche le 100 monete e andiamo a farci subito un bellissimo ball opening, perché non si sa mai che magari ci capita qualcosa di cazzuto. Quindi ragazzi, io direi di andare subito a provarci naturalmente dal nostro amico Castolo e a provare a prenderci il nostro classico, la nostra classica super punta, se ci riusciamo, cosa che non succederà mai. Quindi vediamo come va, iniziamo a far girare le palle e vediamo, schiacciamo adesso, dai, attenzione che è oro, attenzione che io ti avevo beccato l'oro. Non sarà chissà cosa, ma eccolo, guardalo lì, attenzione, Untelar, punta 80, 33 anni, dello Schalke 04, non male, veramente non male. Questo ce lo proviamo adesso, signori. Aggiungi a membri My Club. Allora, ragazzi, eravamo rimasti che non eravamo riusciti a arrivare in divisione 8, ma eravamo retrocessi alla divisione 10. Quindi ieri me le sono giocate tutte. Come potete vedere ci sono risultati assurdi. La prima pareggiata 3-3, stavo vincendo 3-0. Poi lo script al secondo tempo, i tuoi giocatori non giocano, muoiono in campo, cadono giù come mosche, e quindi si pareggia la partita. Il 6-2 lasciamo perdere, dopo che ho beccato 5 gol in 20 minuti. Ho lasciato il joystick e ha giocato da solo, non mi sembrava brutto staccare, però ha giocato da solo. E così anche il 5-0, l'8-0 e l'altro 4-0. Mentre nel 5-2 e nel 2-1 la squadra ha girato veramente bene. Avevamo le riserve in campo, voglio dirvi questo. Con la squadra delle riserve la squadra gira molto meglio rispetto a mettere tutti i palloni neri, tutti i palloni oro che abbiamo. Non so perché, ma le riserve si trovano meglio a giocare tra di loro. Quindi noi credo che anche oggi in divisione 9 andiamo con la squadra delle riserve, mentre 3-0 l'ultimo è vinta a tavolino perché è mancata la connessione all'altro ragazzo e quindi me l'ha data vinta a tavolino. Stavo perdendo 2-1 se vi interessa, però il primo tempo i miei non hanno risposto e a inizio secondo tempo i miei invece giocavano come se fossero dei dannati. Stavano andando veramente bene. Quindi ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi subito di passare dalla divisione 10 alla divisione 9. Completa la stagione attuale, passa alla prossima con le stesse statistiche. Continuare? Sì, signori. Questa era la mia sorpresa per voi, raga, perché rifarci anche la divisione 10. Un coupon di rinnovo del contratto, e va bene, ci serve, anche perché ieri volevo farvi la sorpresa e oltre a avere le 100 monete di oggi, volevo fare un sacco di GP, almeno 30.000, per farci 4 ball opening oggi, tutti prima della partita. E invece tutti i soldi, diciamo i GP fatti, sono andati per rinnovare i contratti. Robe veramente assurde. Quindi ragazzi, io direi subito che mi metto a posto la squadra e noi ci vediamo alla selezione per la partita. Oh, Azzarana. È anche più basso di noi di valutazione, o almeno così sembra. Adesso vediamo. Vediamo che giocatori ha questo ragazzuolo. Ter Stegen, Murillo, Nagatomo, Coleman, Carri, Coutinho, Lamela, Lacazette. Vabbè, noi intanto ci mettiamo la nostra bella divisa verde, diamo uno sguardo allo schema di gioco e poi ci buttiamo in partita. 10 con una grande visione di gioco e la capacità di servire passaggi illuminanti. Da lui mi aspetto qualche... Guardalo lì, ci prova subito. Se gioca come sa, il suo contributo. Prova il filtrante. Che botta! Ottima parata del portiere. Ma perché tira sempre da lontano? È incredibile che ci sia arrivato. Paura. C'hai caga. Vedi. Poi ci prendiamo il gol. E va a colpire di testa. Vedi, zitti. Un'ottima opportunità che poteva anche... Però c'hai il caga! Ma è la prima partita del giorno, e questo è quello che mi fa paura. E noi la prima la dobbiamo perdere, guarda, va anche a schiatti. Ti mancasse la connessione, ti mancasse. Nostra, bella, vai così. Vai, vai che sei davanti! Non è possibile! Orca miseria! 0-0, fine primo tempo, ragazzi. Stiamo tenendo, ma è dura. Quindi direi di fare subito qualche cambio.
puoi essere più veloce di Alaba. Non puoi essere più veloce di Alaba. Provala così. E così. Per la prima volta passiamo in vantaggio nella prima partita del giorno. Dai così, signori. Bene così. Siamo calmi però, calmi. Va bene, potrebbe esserci il gol della merda. Bella così. Va bene, 2-0. Non gliela spariamo. Vai. Dai. No, guarda Hulk. È assurdo. Non lo fermi, è un treno. Vai, 5 minuti di recupero. Ma che cos'è 5 minuti di recupero? Ma mica siamo la Juve noi. Vai così. 2-1. Va bene. La prima partita. Sono contento. 2-1 per il Nabbi. Secondo me è Utelar che ha portato un po' di frizzo nella squadra. I primi 3 punti arrivano. Va bene. Ah, 6.000 GP, perfetto, bello. Siamo arrivati altri 10.000 GP, siamo arrivati. E ce lo facciamo? Dai che ce lo facciamo, un buon opening. Così. Dai. 11.004, dai. Dai che ci siamo. Sì, sempre lui. Paga con GP. Dai che ci siamo. Potrebbe essere la volta buona. No! Dai, almeno l'oro, maledetto. Chi è? Pedro Henrique, devi morire male. Aggiungiamo ai My Club. Adesso ci facciamo, visto che ci è andata bene, ci facciamo la squadra con solo le riserve. E proviamo a vedere così, dai, perché sennò è... così sarebbe tirarcela un po' troppo, Ecco, attenzione, 366. Questo sulla carta dovrebbe essere più scarso di noi, ecco, diciamo così. Anche se non è vero, anche perché se i nostri giocatori non girano ci segna chiunque. Poi come fa a essere più scarso di noi con Sergio Ramos, con Witzel, con Kagawa, con... Ottimo disimpegno, fondamentale. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Io ho fatto fallo. Sono arrivato primo sulla palla, ho fatto fallo. Maledetto script di... Non devo dire parolacce. Questo non vuol dire che non ti posso ammazzare un giocatore, però. Sempre con calma. Decide di sfruttare la fascia. Alaba. Allarga sulla fascia. Provala. No. Prova Duriz. Dai. Provala Duriz. Ottima la parata del portiere. Il portiere calma, calma. 0-0, fine primo tempo. Proviamo a fare due cambi come l'altra partita. Proviamoci la nuova punta, dai. Allan Kardec. Provala. Ah. Va bene. Provala. No. Mamma mia. Sulla fascia. Vai! Tenta il cross. No! Bravo il portiere! Lancia il compagno in profondità. Se ne va. Occasione. Prova. Dai! No! Hanno avuto di mamma mia! Sono andati ripetutamente vicini. Cross in mezzo. No. No. E prova il cross a tagliare. Sì. Dai però. Va bene. Ce ne siamo mangiati un sacco di gol, Ci serve qualcuno che vada di testa. Porca miseria. Ne abbiamo anche ucciso uno. Così impara lo script del capo. Avevano tutte e due voglia di vincere. Va bene, dai, oggi è andata bene. Una vittoria, un pareggio. Abbiamo fatto 4 punti.
Ci sta, ci sta. Bene ragazzi, oggi sono contento per come è andata. Poteva andare un po' meglio, perché ricordiamolo, poteva andare perché ci siamo mangiati tanti gol nella seconda partita. Ci serve qualcuno forte di testa. Però ragazzi, diciamo che per oggi è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, per tutti i consigli che mi date sotto nei commenti, quando scrivete la vostra. È molto molto apprezzato e cercherò di seguire e rispondere a tutti quelli che posso. Passate dalla mia pagina Facebook per vedere altri video divertenti come questo. Detto questo, signori, io vi saluto, vi ringrazio ancora. Ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Ciao ragazzi! C'è mancato poco per trovare ancora il gol. Perché ancora il gol? Siamo 0-0. Bene così? Buttala. Che cos'era? Un rinvio era quello. Maledetto bastardo. Niente parola. Dai, non farci diventare vecchi, che poi mi ricresce la barba, la magliettina si scolorisce e la magliettina porta fortuna oggi. Niente parolaccio. E per quello che ci è successo, sono rimasto abbastanza calmo, Max? Max? Bravo! Perché devi mettere in pausa? È iniziato a 30 secondi, hai appena toccato tu la palla, perché devi mettere in pausa? Ti va a schiatti? Hai una connessione di merda? E cosa ci possiamo fare noi? Però c'hai caga! Sì.